Ciao a tutti, benvenuti nella nostra splendida gita di Pompei. Oggi, per visitare la città, passiamo attraverso la strada principale per studiare un po' di storia. Pompei è una città antica nel sud dell'Italia. Qui potete una bella montagna e il tempio di Apollo. Molto interessante. Ma dove sono i grandi negozi? Ho bisogno di nuove scarpe e poi Pompei è famosa per i suoi gioielli. Non lo so, chiedi alla guida. In ogni caso ho imparato molto. Questa città è diversa da Navona. La temperatura è più calda qui e l'organizzazione è più rigorosa. Sì, avete ragione, qui è molto meglio. Posso visitare il tempio di Apollo? No, continuiamo a camminare. No! Sì, No! sì. Calmatevi, non litigiare. Andiamo a vedere i negozi. Fantastico, finalmente il negozio. Vi lascio qualche minuto per vedere i negozi. Ci vediamo qui più tardi. Vi voglio bene. Buongiorno, benvenuti nel mio negozio. Posso aiutarvi? Ave, se non so cosa sedere, potete consigliarmi. Sì, certo. Che lo avevo brocci. No, non mi piace. Magari degli accessori. Non è il mio stile. Non lo so. Braccialetti. Sì, è una buona idea. Che cosa avete? Avete braccialetti blu. Oh no, oggi ho di blu. Colore oro, allora. Sì, il adoro, il prende tutti. Perfetto, 10 sestersi, per favore. Ecco, grazie. Grazie. Buongiorno. Mi Buongiorno. può aiutare, per favore? Sì, evidentemente, dimmi che cosa vuoi. Voglio un vestito leggero perché fa molto caldo in questo momento. Sì, certo, vedrò quello che ho. Ho questo vesto bianco molto leggero, con questa cintura. Adoro il modello bianco, ma ce l'hai in rosso? Sì, certo, eccola qui. Quante te anche la cintura? Perfetto. Perfetto, lo compro con la cintura. 35 sesterzi, per favore. Grazie. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Sono tutti qui? Sì, mi sembra. Perfetto, chi ha fame? Io! Hai sempre fame tu. Evare? No? Sì? No? Sì? Perfetto, perfetto! Andiamo a mangiare! Questo è termopolio. Andiamo! Possiamo mangiare e portare via. Scusi, non ti sembra un odore strano? Sì, ma che cosa? Non ho idea. Sembra zolfo? Lei, questo tuo odore, sei tu lavata ieri? Ma sì, certo! Sempre di no. Sì? No? Sì? No? Signore, puoi spiegarmi in dettaglio cosa è successo questo giorno? Naturalmente, stavamo interrompendo il tour per mangiare, quando improvvisamente abbiamo sentito questa esplosione. Molto bene, e come hai reagito? Beh, tra me e te sono la più intelligente di tutti, quindi ho mantenuto la calma e ho analizzato la situazione. Ma certo, non importa quali che dico, ma tu non sai. Bene, e cosa hai analizzato? Beh, la pazza che era con noi ha cominciato a urlare, la guida se n'è andata, il narcisista stava piangendo davanti ai suoi gioielli e mia sorella stava facendo il suo solito capriccio. Questo, prima di tutto, sei tu che hai iniziato a fare storia sulle dita della famiglia.
E per due, non sei il più intelligente di tutti noi. Sei il più, addirittura, è il più testardo. No, sei tu! No, tu! Tu! Calmatevi! Ma il tutto patrimonio è stato disputato nell'edizione. Oh, perché? No. Perché no? I gioielli della mamma, e scarpe, mamma i vestiti. Mia! Non lo so! Eri preoccupato per il vostro gruppo. Hai provato a aiutare una di loro. Quale gruppo? Ah, il mio gruppo! Certo, certo! Non volevo davvero separatemi da loro! Questo è il mio miglior gruppo! E non hai detto che Fiona è morta? Non è pagato per la visita! Oh, mamma mia! Buongiorno, sei una delle unche specie delle esplosioni del vulcano. È bellissime. In effetti. Puoi raccontarmi com'è successo? Era orribile. Ho avuto così paura, ma è soprattutto per il futuro che ho paura. Cioè? Penso che sia la fine del mondo. La fine del mondo? Certo! Una montagna che esplode senza ragione. Questo succederà. Una volta, due volte, poi le catastrofi naturali succederanno e moriremo tutti. Esageri un po'. E poi non era una montagna, ma un vulcano. Hai promesso molte cose in questa esplosione? No, prima dell'esplosione già non avevo niente. Per la mia vicina è un'altra storia. È una delle persone più ricche del paese. Tuttavia, non mi ha mai aiutato. D'accordo, appunto. Vado a interrogarla. Buona fortuna per l'avvenire. Grazie. Arrivederci. Come ha vissuto l'esplosione? Oh, Ave, prima di tutto. Scusi, Ave. Dunque, come ha vissuto l'esplosione? Ah, grazie. Scusi. È stato un disastro per me. Ho perso tutti i miei gioielli. Tutti i miei gioielli sono andati in fumo e la mia bella casa bruciato. Avevo appena comprato. Ah, mi dispiace molto. Grazie, è molto gentile. Arrivederci. Arrivederci.